sono estremamente veloce, anche perché tu facevi una presentazione che avevamo immaginato insieme ad Alessandra, nel senso che l'idea era quella che il tavolo della comunicazione digitale si componesse in due momenti. Il primo di introduzione, che è comunicazione marketing, quindi lo scenario entro cui ci muoviamo e di che cosa stiamo poi diventando parlando, e poi avevamo deciso anche di arrivare a quella che è un'identità digitale, quindi tutti quelli che sono segni e tracce che noi lasciamo, per arrivare poi alla parte che Alessandra mi ha anticipato da tutto, dal web 2.0 al 3.0, che ci troviamo anche dentro. E la prima cosa, diciamo che non si visualizza molto bene, questa qui è la mappa del marketing attuale. Quando si dice marketing, quando si parla di comunicazione, di cosa stiamo parlando? Stiamo parlando di una connessione pubblicitaria, parliamo di database, di software, di applicativi, di piattaforme, quindi tutta la parte che ci permette di svolgere questo di lavoro e di attività. Parliamo di tutto ciò che in termini tecnici viene definito direct, quindi tutte le diverse tecniche per entrare in contatto con quelli che sono clienti, destinatari, dopo persone che si possa essere azienda, e il pubblico con cui noi vogliamo entrare in contatto e creare una relazione. La marketing, diciamo, il marketing digitale, in un minuto su internet davvero, e oggi abbiamo dato poi anche una misura di tutti gli interventi, anche tra gli interventi, perché sono le caratteristiche, e poi secondo ciò che in un minuto può avvenire. Passiamo dai video alla musica, alla condivisione su Facebook, su tutti i siti social network, anche perché oggi abbiamo parlato di principali, per esempio per noi donne è stato, diciamo, proprio donna italiana, uno ad hoc che è sul talento e sulla condivisione femminile, ed è proprio italiana che lo scavo, se non sbaglio, ha dato il via al mondo con un bando sull'innovazione pubblica digitale. Fare un esempio di come le donne si muovono in digitale, a volte silenziosamente, sino a quando c'è un lancio su un settimanale del caso, grazie a parte di lo scenario di cifre, velocissimamente. Oggi sono usciti i dati a ogni web, quindi il rilevamento è tutto quello che accade con il web. Abbiamo 28.500.000 di internauti in Italia che si collegano almeno una volta al mese. Abbiamo 14 milioni di utenti attivi, questa è la media parliamo, si parla di un tempo medio di un'ora e 25 minuti. Abbiamo 6.400.000 donne online, ovvero di 7 milioni di donne. Basta citare una cosa, questo è un numero di 2013. Nel 2010 avevamo 5 milioni di donne e 7 milioni di donne. Quindi la media femminile è cresciuta, quella delle donne si è assolutamente. Si pensa sempre a online, in effetti abbiamo un tasso di tasse che è 45,44 e in realtà sono quelli che vengono chiamati anche le vigne, gli over 55, che hanno nel mese di maggio tra il 2017 e 2024 e dall'ultima rilevazione sono cresciuti del 15%.
Aiamma, immaginando c'è una strategia non è soltanto un investimento immediato, ma anche le stesse campagne come la Coca-Cola vengono immaginate e create in un ambiente digitale, quindi la strategia è già a monte. Questo era un estratto delle ricerche di cui ho appena parlato. Questo qui era il digital divide. Spesso si dice, come al solito, che i consumatori non sono pronti. In realtà i dati che poi andiamo a vedere mostrano sempre dei consumatori assolutamente sociali, assolutamente digitali, sempre più si informano e fanno le loro indagini personali sul mercato. E dall'altra invece abbiamo dei brand, dei marchi, delle aziende che in realtà fino a qualche giorno fa non prendevano in seria considerazione ciò che si poteva vedere sul mercato, quindi creando uno sfruttamento. In Italia facciamo un po' di confusione, comunicazione, marketing, informazione e comunicazione, è tutto un po' un grande calderone che va in qualche modo messo in mondo. E spesso il 2.0 si utilizza più come un sinonimo di innovativo, come ci ha spiegato anche Alessandra, in realtà un contenitore ben preciso che avrebbe le piattaforme e consiglie. E la diffidenza verso i social è ancora più presente, per cui spesso volentieri, come già nel corso della giornata si è detto, non li si considera dei veri e propri strumenti da parte delle aziende e a volte chi si dedica a queste tematiche viene visto un po' come quello che fa con passione o per competenza. Ancora, questo qui è l'osservatorio, sono dati emersi dall'osservatorio del comitato di pubblicità, quindi stiamo parlando di un video di articolo, c'è stata una ricerca, delle statistiche complesso per tanto. Questa è una slide per introdurre un concetto che è quello non più del consumatore ma del prosumer, termine inglese che unisce due concetti, il consumatore e il produttore. Fino all'altro giorno assistevamo a una produzione di informazione, di energia, di promozione, e dall'altra parte c'è chi in qualche modo usufruiva e fruiva di informazione, di energia e tutte le informazioni di mercato sui prodotti. Oggi in realtà allo stesso tempo si può essere produttori e consumatori, quindi da questo punto di vista io dico sempre che il digitale prima con il vero ritmo, perché nel web con internet abbiamo anche appunto quello che sta accadendo con l'energia. Non aspettiamo che qualcuno ce lo dica, ma con dei pannelli, con le mini eoliche, con la geotermia e altre cose possiamo diventare anche consumatori. E questo cambia le finanze di altre. E gli argomenti a cui ringrazio per questo ci facciamo. Quindi questa era proprio la slide che introduceva Alessandra, di fatto la dobbiamo vivere da web 2.0, dobbiamo viverlo sì come una rivoluzione tecnologica, ma anche soprattutto filosofica di approccio della comunicazione, ma anche perché il riflesso, ormai il termine hashtag, anche al di fuori di Twitter si esprime, si utilizzano delle espressioni che in realtà sono tipiche del momento. Quindi c'è questa continua confusione. Diciamo che sino al 2010 internet rappresentava il terzo mezzo su cui le aziende andavano a investire. Oggi c'è un'universo di tutte le imprese. Quindi riprendiamo degli argomenti che invece aveva accennato stamattina in Italia, dove di fatto la comunicazione 4.0 è un modo per accedere alla comunicazione di forme tecnologiche, creando economie ed efficienze, quindi era il software e il service, quindi Skype, o il cloud, che abbiamo parlato. Allo stesso tempo per le aziende è un'opportunità per valorizzare quelli che sono i budget in scelta. Significa anche partecipare e rilevare cosa si dice del nome del prodotto e della propria azienda, quindi non ci si affida più all'istituto di ricerca, ci si affida in modo diverso. Questi sono
rappresentata da Spotify, quindi dal mondo musica sul web. E di oggi la notizia che Spotify, alla luce di una ricerca che ha condotto nei paesi dove è presente, sembra che la diffusione di una piattaforma come Spotify stia contribuendo a limitare la pirateria e quindi la contraffazione musicale, i download non proprio legali. Quindi anche qui emerge poi la dimensione di come non solo cambiano i consumi, il modo di consumare, ma anche come si vengano poi per via via a contenere determinati fenomeni. E Spotify rappresenta 20 milioni di utenti e in particolare la prima settimana di lancio, per dare un'idea di quello che è riuscito a fare, sono stati ascoltati, è stato creato uno stream musicale di 11 milioni di brani che corrispondono a 70 anni di musica continuativa, quindi è particolarmente impressionante. Jay-Z, non so se avete letto l'altro famosissimo. Sì, Jay-Z, l'altro famosissimo delle quindi la sua scelta di un certo no. È uscito il suo nuovo attesissimo disco e la Samsung ha messo il disco 3-4 giorni prima che uscisse ha mandato non so che sui telefonini e praticamente gli iscritti arrivavano la notte prima e per gli utenti premium, quindi coloro che hanno sottoscritto un abbonamento, addirittura c'era un omaggio, un assaggio di quello che potrebbe essere un po' come la sfilata di moda durante la produzione, hai una preview di quello che sta per arrivare con un certo anticipo. E quindi comunque crea un certo movimento, ma soprattutto poi rientriamo in quelle ottiche degli influencer, dell'alba, quindi è comunque una logica che si diversifica su diversi media, ma poi alla fine risponde a una logica più complessiva ed è giusto conoscere singoli mezzi, anche quando non si vuole utilizzare, perché comunque quando conosci riesci anche a comprendere quelli che sono i riflessi, le ricadute a livello quotidiano, perché lo faccio particolarmente nella vita quotidiana. Qui salto perché era un qualcosa legato alla persona direttamente in atto che non andremo ad approfondire. Non abbiamo parlato di Instagram, nel senso che tra i giganti del social esiste Instagram, quindi un modo di pubblicare le immagini, ma soprattutto poi anche lì, dimmi quali filtri usi e ti dirò che tipo di utente sei. E passo avanti e arrivo alla conclusione, che è una slide dedicata proprio alle donne e alle donne delle città, perché in linea generale noi sappiamo che le donne hanno una performance che corrisponde al 66% a livello lavorativo di tutta la performance lavorativa in Italia. Producono il 50% del cibo che si consuma e quindi o producono direttamente o sono responsabili della produzione alimentare e guadagnano, quindi quelli che sono in termini di spendi il 10% del totale. Esatto, quindi ancora peggio. E addirittura sono proprietarie quindi del numero di centri. Quindi più si va a guardare quelli che sono i centri di proprietà, delle dinamiche che possono creare centri poteri e più si è sofisticata. Quindi lavorano tanto, sono impegnate a gestire tantissimo, ma poi alla fine si perdono tutti i benefici in quanto hanno fatto. Quindi c'è un altruismo, ma non so se qui sia il welfare, non soltanto in Italia, anche in un ricordo comunque più o meno capitano, ci sono delle economie più fortunate, grazie a politiche e policy che sono state arrivate già negli anni 70, rispetto a Francia. Quindi volevo chiudere con questa slide e in realtà non posso collegare il mio computer, ma volevo far mostrare come la presenza sui social crea una vostra identità, cioè un'applicazione che si chiama Musify. E come si fa? Come si scrive? Si scrive Figaro, I, Z, I, F, I, Y. Praticamente mette insieme quella che è la vostra presenza online, sui social, e restituisce a
collaborazione, ok, qua abbiamo un progetto, ok, lavoriamo insieme, quindi c'è un continuo scambio, un continuo eventi, lavoriamo insieme, però banalmente per tutti quanti il senatore Francesco Ferrante, che mi sembra quasi che io stia quotidianamente, al di là di come ci raccontiamo qualche volta e anche un modo per capire il percorso che c'è intorno a questo campo. Facciamo solo risorse.